Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi ho un sacco di cose da dirvi. Non so da dove cominciare, ma cominciamo da un qualcosa che interessa sicuramente tutti in questo momento, e che siamo praticamente al limite dei posti disponibili per il prossimo campionato Seathlon TCR organizzato da simdrivers.eu. Io tengo a ringraziare tutti e tengo a sottolineare anche che avremo particolari difficoltà ad accettare nuove iscrizioni, pur avendo già io affittato il server con 32 slot e anche quello Mumble per la comunicazione. Sì, ragazzi, è fatto, stiamo aspettando l'attivazione, a breve vi darò nuovi dettagli, penso di fare un video con le istruzioni su come collegarsi, insomma come fare per poter accedere al server. In più mi sono anche preso la libertà di prendere delle statistiche web da mettere sul server, in modo tale da avere insomma dei tempi di riferimento in cui uno può andare a consultare insomma i giri degli altri, settori più veloci, eccetera eccetera. Una cosa da puntualizzare è che alcuni di voi mi hanno chiesto di bloccare il setup perché non lo sanno fare o perché vogliono che sia un po' più equilibrato. Io credo che non ci sia nulla da dire in merito, anche se Vincenzo Nixos non sarà contento, ma non importa. Quello che mi fa piacere è che ci sono tantissime persone, vecchie conoscenze mie, che sono tornate alla ribalta della simulazione su SimDrivers, perché so che erano passati su altri siti, ma questo mi fa piacere perché si ritrovano vecchie conoscenze. Tantissime richieste di iscrizioni via Messenger, Facebook, la pagina ufficiale, YouTube, commenti, ragazzi, siete veramente molto calorosi e questo mi fa veramente piacere. Sono contentissimo che abbiamo questo immenso riscontro per questo campionato. Spero che ci sia continuità, perché comunque il campionato finisce ad agosto, spero che tutti possano continuare a partecipare sino alla fine. Sono solo 5 appuntamenti, il che penso non dovrebbe creare problemi. E parlando del server, io inizierei a darvi qualche notizia. Parlerei subito di Project Cars 2 e la sua patch di aggiornamento, la 1.6.0.0. quello che c'è da ritenere, a parte qualche miglioria, è sicuramente questo pacchetto DLC dedicato alla famosissima corsa di Le Mans, o Le Mans se preferite in francese, in cui ci sono circa 8 macchine da scaricare, più un circuito storico del 71, appunto, di Le Mans, messo a disposizione appunto da Slide Imadi Studio, anticipato appunto a settembre del 2017, quando il titolo appunto della Slide Imadi è uscito. Adesso sono onesto con voi ragazzi, non ho avuto assolutamente tempo per provarlo, scaricarlo, ho solo preso la notizia così sul web e volevo condividerla con voi, se no l'avete già vista questa news. Ed una cosa che voglio assolutamente parlare, e soprattutto rispondere alle numerosissime richieste che ho avuto, Fabri, dove posso scaricare delle mod di Assetto Corsa che funzionano? Ecco, qua viene il nodo della questione. Effettivamente sul web sono presenti tantissimi siti che propongono delle mod, alcune sono verificate, altre no, e bisogna sapere che comunque la compatibilità di queste mod è direttamente legata alla versione di Assetto Corsa in cui la mod è stata creata. Vi spiego: se voi scaricate una mod vecchia che è stata creata quando c'era Assetto Corsa nella versione 1.3, ad esempio alla versione odierna, non mi ricordo neanche qual è, se no 1.6, quello che è probabile che l'audio non funzioni e che la fisica dei pneumatici non sia quella attuale, perché siamo alla versione 10 attualmente, e quindi di conseguenza diventa complicato poter utilizzare una mod che uno non ha suono, audio, e che è brutto, non funziona, e che soprattutto la fisica non sia aggiornata a quella che è quella attuale. E quindi diventa problematico soprattutto se uno non riesce a districarsi nel web per trovare appunto dei siti in cui andare a scaricare insomma queste mod. Allora, io per rispondere a tutti, io ve lo dico onestamente, io sono iscritto ad una pagina Facebook, un gruppo che si chiama Assetto Corsa no Official Page, che è gestito da un certo signore giovanotto di 60 anni che si chiama Luca Lazzarato, persona molto competente nel mondo dei motori, che non solo gestisce questa pagina Facebook in cui ci sono circa 2600-2700 iscritti attualmente, in cui ogni giorno c'è qualcuno che si iscrive, quindi mi potete trovare anche lì, in cui Luca pubblica
quasi quotidianamente delle mod, ma non solo mod in generale, le skin, circuiti, automobili, in cui si prende cura di controllare se funzionano con la versione attuale di Assetto Corsa, il che fa il lavoro per voi. E oltretutto fa una cernita di quelli che sono i prodotti che qualitativamente meritano di essere scaricati. Quindi ragazzi, io è così che vi rispondo. Poi Luca è una persona molto molto disponibile, quindi avete come riferimento questa persona qui che onestamente fa veramente dell'ottimo lavoro. Vi lascerò il link in descrizione, magari in una scheda qui sopra. Non esitate ad andare ad iscrivervi, perché non solo c'è Luca, ma c'è tutta una serie di persone che sono appassionati, che magari vi possono consigliare e che comunque lasciano i commenti in merito alle mod che sono pubblicate su quella pagina lì. Inoltre Luca gestisce anche un forum dedicato a quelle che sono le corse storiche vintage, che è molto interessante anche da seguire, in cui si sente trasudare questa passione per i motori leggendari. Vi invito assolutamente ad andare a leggere il commento, o meglio la storia di questo forum, perché identifica realmente chi sono le persone che gestiscono e la pagina ed il forum. E inoltre Luca, visto che è un appassionato come noi, gestisce anche un canale YouTube, Motori nella Leggenda, che trasmette gare live di motori vintage, ma anche gare su Assetto Corsa e altri simulatori. Insomma ragazzi, un appassionato come noi, vi invito assolutamente ad andare a vedere e perché no iscrivervi al suo canale, ma soprattutto alla pagina Facebook, ragazzi, perché è una comunità molto attiva e ci sono delle mod veramente di qualità. Detto ciò, prendo la palla al balzo, perché facendo una chiacchierata con Luca, perché insomma frequento questa pagina qui, mi ha dato una voce di corridoio, perché ha avuto un contatto con dei modder brasiliani, dandomi una voce di corridoio che sembra più un'anticipazione di quello che sta per succedere con Automobilista, perché Raisa Studio hanno pubblicato il 30 maggio scorso un tweet che lasciava intendere che ci sarebbero state delle novità molto molto interessanti, e si vocifera che forse nel 2019 Automobilista girerà con le DX11 e forse anche con il motore Unreal Engine. Quindi ragazzi, se voi sapete Automobilista cosa ne penso, cioè, perché se mi seguite sapete che ho parlato di Automobilista, io ho chiaramente detto che ha un potenziale enorme questo titolo rispetto all'utilizzo delle DX9, lo lasciavano piantato a quelli che erano i simulatori del 2007-2009. Se fanno questo salto di qualità e riescono ad integrare anche magari la realtà virtuale, qualche altro simulatore, qualche altra casa produttrice di simulatori dovrà farsi delle domande, perché ci potrebbe essere davvero il salto di qualità. E siccome vi avevo parlato anche che R-Factor 2, che girano più o meno sugli stessi motori, in DX11 era qualcosa di meraviglioso e che mi ha davvero impressionato, una bella sorpresa, Automobilista con quel force feedback lì avrà modo di potersi fare spazio in modo più dirompente nel mondo della simulazione. Quindi questa qua era un'anticipazione che volevo darvi, qualcosa di piccante rispetto al mondo della simulazione. Inoltre ragazzi, per concludere, io come penso anche voi, sto aspettando a breve l'uscita di Assetto Corsa Competizione. C'è tantissima carne al fuoco ragazzi, veramente, in termini di simulazione siamo veramente, voglio dire, siamo viziatelli in questo momento. C'è tanta tanta roba sulla quale poter girare, e aspettiamo fine giugno ragazzi con questo early access di Assetto Corsa Competizione. E quindi, per tornare al discorso del campionato ragazzi, siamo praticamente pronti sul tutto. Come ho detto a inizio video, cercherò di darvi il massimo delle informazioni in merito al server e di come si accede, insomma, quelle che sono le credenziali. Spero che il video e queste notizie vi siano piaciute. Se è così, lasciatemi un pollice in su, non esitate a lasciare un commento, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, ricordatevi di attivare la campanellina come al solito per essere notificati quando pubblico un nuovo video. Io vi ringrazio come al solito, noi ci vediamo al prossimo video. Da Fabris è tutto, ciao!